Federico, ciao, benvenuto su Interchannel e soprattutto buona stagione. Grazie, grazie a voi, sono contento di essere qui. Catholic University di Washington DC e soprattutto la bandiera americana alle tue spalle per questa esperienza nuova. C'eri già stato in America? Sì, era già capitato che un anno fa proprio in questo periodo venivo con gli allievi dove abbiamo fatto un buon torneo giocando contro squadre primavera. Certo, adesso tornarci con la maglia della prima squadra è qualcosa di incredibile. È un sogno che sono riuscito a realizzare e vediamo di godercelo al meglio. Hai giocato l'anno scorso contro squadre primavera, quest'anno hai giocato con Real Madrid però, nel senso che comunque ne è passata parecchia di acqua sotto i ponti nel corso di un anno ed è difficile riuscire a mantenersi distaccati, credo, dalle cose e non avere le vertigini, non ti vengono mai un po', insomma... No, sinceramente mi vengono anche quando mi alleno con i miei compagni qua quotidianamente. Essere qua per me, cioè non so come spiegarti, è qualcosa di davvero incredibile che... mi voglio godere in ogni singolo momento. Poi, come hai detto tu, dalla primavera a Real Madrid, anche se sono stati 2 minuti, l'importante è chi c'ero, chi sono stato, e quindi mi porterò sicuramente il ricordo di aver giocato contro una grande squadra, ma soprattutto di aver partecipato ad una tournée con la squadra che tifavo e sognavo di giocare fin da bambino. Che effetto ti fa? Che effetto ti ha fatto giocare contro il Real? Nel senso, guardare quel... se dovessi parlare a un ragazzo della tua età, come ti capiterà ai tuoi amici, no? Di Brescia, in cui gli racconterai magari, insomma, ero lì, ho visto Bale, cioè... cos'è la parte più bella? No, è tutto bello. Quello che, sinceramente, quello che ho vissuto ieri lo vivevo alla PlayStation fino a 2 o 3 mesi fa. Cioè, guardavo Bale e lo comandavo. E ieri era lì che era a 2 metri da me e lo vedevo giocare. Ma racconterò tutto, sia dagli allenamenti che dalla partita di ieri stessa, dall'atmosfera che si viveva negli spogliatoi, a quando il mister mi ha fatto entrare. Come ho detto prima, anche se sono stati 2 minuti, per me va benissimo così e è già tanto essere qua. Cosa dice mister Mazzarri? No, mister Mazzarri ci fa capire che siamo una squadra che quest'anno può fare davvero bene. Vedo che comunque ci tiene anche noi giovani, ci sta facendo capire tante cose. Sicuramente mi ha dato una grande opportunità e quindi è la prima persona insieme alla società che devo ringraziare, perché se sono qua è anche merito suo che mi ha voluto portare. Io cerco di mettermi a disposizione e di dare una mano alla squadra e vediamo quello che verrà. Dicevamo prima... ti può venire anche un po', insomma, di senso di vertigine, chissà quanta gente avrà intorno a partire dai tuoi genitori che ti diranno: ehi Federico, guarda che la tua squadra è la primavera, devi far bene lì, non devi pensare troppo. Cioè, ci sono tante persone che ti aiutano proprio in questo percorso. Certo, certo, sia a partire dai miei genitori, come i membri dello staff qui presente, i membri della primavera. Io, come ho sempre detto anche l'anno scorso, che ho fatto tutto l'anno con la primavera e poi senza problemi sono andato a giocare le finali allievi. Per me questa è una grande opportunità che spero di sfruttare. Ciò che verrà è tutto di guadagnato. Per ora io penso a fare bene qui, ma poi, come ho detto, se c'è bisogno di andare in primavera ci vado senza nessun problema. Sono a disposizione della società e decideranno loro. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...